Caspita, siamo tantissimi. Devo dire che lo prevedevo perché effettivamente il tema è davvero caldo e interessante, non solo per i genitori. Allora, io mi presento, mi chiamo Silvia Motta, molti di voi mi conoscono perché sono una mamma dell'Aurora Bachelet. E mi hanno coinvolto a moderare questo incontro con Luigi Ballerini, che approfitto subito per ringraziare veramente della sua presenza. Appunto, mi hanno coinvolto forse per la patente che ho, perché sono un autore televisivo, mi occupo da quasi 20 anni di offrire, tramite il mio programma che è TV Talk, che va in onda il sabato su Rai 3, ai telespettatori un occhio critico proprio sulla televisione, sulle immagini anche che molto spesso derivano dai social, perché l'attualità comunque viene raccontata anche, specialmente, sempre di più anche dai social. Però devo dire che in realtà nel frattempo, in questi 20 anni, è accaduta una cosa in casa mia, cioè 4 figli, che hanno completamente destrutturato tutto il mio bagaglio professionale. E quindi sono qui, nuda come voi, carica di domande su proprio il problema che quotidianamente mi si presenta in famiglia, di trovare i miei figli sempre più spesso attaccati al cellulare e non sapere come schiodarli. Perciò le domande che avete voi sono anche le mie. E quindi mi pongo proprio in realtà a moderare questo importantissimo dibattito da semplice mamma, con tutte le domande che verranno sicuramente fuori numerosissime da questa platea, perché l'idea di questa serata è proprio quella di iniziare a capire qual è l'importante messaggio che anche dal libro, che dopo troveremo anche al di fuori, alla fine del convegno, chi non l'avesse ancora acquistato o letto avrà la possibilità di acquistarlo, insomma, che Luigi Ballerini ci racconterà un messaggio importantissimo. Quindi io direi subito di iniziare, ma prima di tutto, siccome io mi ritrovo qui da mamma, quindi da educatrice, volevo coinvolgere sul palco Simona Albertazzi, che è il rettore dell'Aurora Bachelet, la quale ha proprio ideato questa serata, chiedendole le ragioni per cui è emersa l'esigenza, l'urgenza di invitare Ballerini a raccontare quello che avrà da dirci questa sera, e proprio capire come è nata questa idea. Simona, se vuoi salire. Buonasera. Funziona? Si sente? Buonasera a tutti. Grazie Silvia, grazie al nostro invitato, grazie a tutti voi che siete qui, numerosissimi, abbiamo riempito anche la sala di sopra con altri 100 posti, il che significa che veramente il tema dell'incontro di questa sera è qualcosa che davvero ci interessa e rispetto al quale, come diceva Silvia, abbiamo moltissime domande. Questa serata nasce dalla collaborazione di alcune persone, membri di diverse realtà del territorio. Siamo coinvolti 2 scuole paritarie, comitati di genitori di scuole statali, il Centro Culturale Newman, la comunità pastorale, non mi ricordo se ho dimenticato qualcuno, penso di no, la libreria del Naviglio con cui abbiamo collaborato e tanti, tanti amici. Che cosa ci unisce, che cosa ci ha unito? Il fatto che abbiamo a cuore l'educazione. Ci siamo resi conto che, e ci rendiamo conto sempre di più, che l'educazione è veramente un fattore fondamentale nella storia, perché ha come obiettivo quello di far crescere la persona, far crescere i nostri bambini, far crescere i nostri ragazzi e far crescere noi stessi. E la persona è il bene più prezioso che esista al mondo, tanto è vero che
è ciò per cui tutto l'universo è fatto. Quindi, mossi da questo desiderio, innanzitutto di imparare noi e quindi di confrontarci nelle nostre esperienze educative, abbiamo creato questo tavolo di lavoro che è diventato un gruppo anche diciamo di amici che appunto ha proprio l'obiettivo di aiutarci a conoscere sempre di più e ad entrare sempre di più in questa avventura dell'educazione. Quindi diverse realtà appunto di Cernusco ci siamo riuniti e questa sera è il frutto realmente di questa collaborazione e di rapporti che sono nati per continuare. In questo senso, infatti, consideriamo che il nostro lavoro non si esaurisce con l'incontro di questa sera, perché non si esaurisce il nostro compito di essere educatori. Quindi ci auguriamo che quello che comincia questa sera sia veramente un cammino che possiamo fare insieme, che abbiamo già cominciato a fare insieme, speriamo anche con voi che siete qui presenti. Io a questo punto lascerei dare inizio all'incontro. Abbiamo messo a tema l'educazione nell'era digitale, che è un argomento così contingente, così urgente, ma che a noi serve e che cogliamo soprattutto come pertugio che ci permette di entrare nel vivo appunto di quella che è l'avventura educativa a cui tutti siamo chiamati e che tutti coinvolge. Quindi direi che possiamo dare inizio e grazie a tutti e buona serata. Allora, si sente? Dunque, Luigi Ballerini l'abbiamo invitato perché chiaramente ha un importante curriculum che può aiutarci veramente a chiarire certi dubbi fondanti della nostra quotidianità. Lui è psicanalista, giornalista, scrittore, peraltro molti dei suoi libri sono stati anche letti dai nostri figli, almeno i miei figli hanno letto parecchi libri della sua narrativa. Però soprattutto siamo qui, il titolo anche di questo convegno è Né dinosauri né ingenui, educare i figli nell'era digitale. In particolare è proprio questo il libro che dà spunto alle nostre urgenti domande di questa serata. Devo dire che leggendo questo libro mi ha colpito molto la presenza costante di alcune parole, ed è come, ho come il sospetto che di certe parole dobbiamo recuperare il significato noi adulti innanzitutto per poter educare i nostri figli. E queste parole sono parole di peso nella nostra tradizione, parole come desiderio, parole come domanda, relazione, amicizia, promesse, le false promesse dei social, che forse sono anche le false promesse più in generale del potere, e offerta. Io partirei proprio da queste macro parole per capire che cosa Luigi da raccontarci in merito, cioè cosa c'entra questo significato importante che queste parole offrono al metodo educativo per potersi districare nell'educazione dei nostri figli nell'era digitale. Allora, grazie per le domande, grazie per l'invito. Gli amici che hanno invitato hanno fatto di tutto per dare un po' di struttura alla mia introduzione, struttura che non ci sarà, per cui questo lo vedremo. No, non ci sarà, non risponderò alle domande fatte, non tratterò queste domande, andrò avanti col mio discorso dritto come lo volevo fare, ma
ma va così, insomma, la prossima volta non mi invitate più. No, mi sorprende, no, non dovrei sorprendermi, ma Silvia, hai colto, non ci eravamo parlati, ma sono davvero le parole chiave, sono davvero le parole chiave. Io inizierei in questo modo, anche se l'avete già sentite, a me piacciono troppo. Allora, vi leggo queste quattro frasi in sequenza. La nostra gioventù ha mal lusso e maleducata, si burla dell'autorità, non ha rispetto degli anziani, i bambini di oggi sono dei tiranni. Seconda, non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, perché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno e terribile. Terza, il nostro mondo ha raggiunto lo stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori. Quarta, questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri e non saranno mai come quelli di una volta. Allora, la prima è di Socrate e siamo al 470 avanti Cristo. La seconda andiamo indietro, Esiodo, 720 avanti Cristo. La terza, sacerdote dell'antico Egitto, quindi arriviamo al 2000 avanti Cristo. E l'ultima è un'iscrizione, un'incisione su un vaso d'argilla dell'antica Babilonia, siamo al 3000 avanti Cristo. Quindi è 5000 anni che i giovani non ci piacciono. Cioè è 5000 anni che ci preoccupiamo perché giocano troppo a Fortnite, stanno sempre attaccati al cellulare, stanno... Poco di nuovo. Vi leggo questo breve passaggio che potrebbe essere su Repubblica.it oggi pomeriggio. Oggi il padre teme i figli si credono uguali al padre, non hanno né rispetto né stima per i genitori, ciò che vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi e gli allievi insultano i professori. I giovani esigono immediatamente il posto degli anziani, gli anziani, per non apparire retrogradi, acconsentono a tale cedimento. E a corona di tutto, in nome della libertà e dell'uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi. Allora, potrebbe essere su Repubblica.it, in realtà è su un'altra Repubblica, è nell'ottavo libro della Repubblica di Platone, e siamo anche qua quattro secoli prima di Cristo. Pensate all'attualità del professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori, sembra tutta roba nuova. Ma... Allora, questo è un test di vecchiaia per tutti noi. Chi pensa che i giovani di oggi sono peggio di noi o dei giovani di un tempo è vecchio. Non c'entra la sua età anagrafica, può avere 30, 40, 60, 80 anni, ma pensare che i giovani sono peggio è un segno di vecchiaia. Ho sentito recentemente un ragazzo del 91 che diceva i 2000, no? Mi ha detto, ma tu hai visto, ma tu senti che musica sentono i 2000? Dico, cioè, sì, no, lo guardavo, dico, no, tu sei del 91, vero? C'è questa tentazione, no? C'è questa tentazione. Dentro questo vecchiume, no? Dentro questo vecchiume che mette i giovani in un angolo e li rende forse un mondo a parte, misterioso, incomprensibile, con cui non si riesce a comunicare, Un'area di freschezza e una ventata di giovinezza, l'ho raccolta da Papa Francesco. Papa Francesco in un incontro 2 anni fa a Tor Vergata con gli universitari aveva preparato un discorso, poi quando ha visto i ragazzi ha lasciato il discorso scritto al rettore dicendo questo lo metta sul sito, sentiamo le domande dei ragazzi. È intervenuto un tal Giovanni che ha posto una domanda chissà se sincera o forse perché pensava che il Papa volesse sentire quella domanda. Fatto sta che ha chiesto come facciamo noi giovani a vivere in un'epoca così dominata dal digitale. E Papa Francesco un po' spiazzato con la risposta perché ha tinto un esempio molto pop e gli ha detto Giovanni devi essere come il portiere di una squadra di calcio. Il portiere di una squadra di calcio non decide da che parte gli arriva la palla. Non decide se la palla gli arriva da destra, da sinistra, a cucchiaio, di rimbalzo, dal palo, dalla traversa. Il suo compito è afferrare questa palla, indipendentemente dalla parte in cui arriva. E poi, è andato avanti con la metafora, oggi la vita ti arriva da qui e devi afferrarla. E devi viverla con intensità. Trovavo estremamente realistica questa risposta, perché come dire... No? Non nostalgie, non anacronismi, se un ragazzo del 2019
ti tocca vivere nel 2019 e vivere al meglio possibile con ciò che il 2019 offre. Allora è il 2017, oggi è il 2019, ma è esattamente lo stesso. Quindi l'invito era a vivere il nostro tempo. Perché il titolo parla di due tipi di adulti, due estremi, dinosauri ingenui, dinosauri tendenzialmente nostalgici, spaventati, si stava meglio prima, cosa sono queste diavolerie? Siamo cresciuti così bene, no? Che ci parlavamo, adesso sono tutti con la testa sullo schermo, tendenzialmente spaventati, preoccupati, angosciati. Ho incontrato una mamma, è sempre interessante incontrare i ragazzi nel mio studio dopo Natale, no? Ho incontrato questo ragazzo di terza media che voleva proprio avere il cellulare, i genitori hanno insistito, per loro ragione, a non dargli, cioè lo avrai alle superiori, lui insomma ha brigato tanto per averlo per regalo di Natale. Torna dopo le vacanze, no? Col ciuffo giù, la felpa tirata su, no? Dico, cosa c'è? Si siede e mi mette sul tavolo un Motorola MicroTac, no? E gli ho detto, e che cos'è? Lui mi fa, che cos'è? No? Cioè, che cos'è? No? La mia mamma mi ha detto che se voglio il cellulare per telefonare, questo serve a telefonare. Allora, questa mamma, nella migliore delle ipotesi dinosauro, forse un po' sadica, conoscendola, non è che le mamme sono tutte buone, questa idea che le mamme sono tutte buone, cioè ci sono delle mamme da cui bisogna difendersi, anche dei papà da cui bisogna difendersi, non è che va sempre bene. Però l'unica cosa a cui non serve un cellulare è telefonare, cioè l'unica funzione che un cellulare può non avere è la chiamata, perché mi serve per giocare, per stare su YouTube, per chattare su WhatsApp, per vedere le foto su Instagram, per stare su Snapchat, per ascoltare la musica, per vedere le serie TV, per guardare i tutorial delle cose che mi interessano. Pensate quante cose. Al massimo si usa la voce per un messaggio vocale, ma proprio al massimo. Per cui non... Quindi da una parte una tecnologia, un digitale che spaventa il mondo adulto, dall'altra un'ingenuità. Quell'ingenuità che fa sì che il dato italiano Pepita Onlus Ricerca 2016 ci ha documentato che il 50% dei bambini italiani sotto i 24 mesi ha una dimestichezza con un touchscreen. Ora, dimestichezza è ovvio che non vuol dire che se lo sono comprati, né che lo possiedono, né chissà cosa ci fanno, ma sotto i 2 anni vuol dire che sanno lavorare su uno schermo. E se un bambino sotto i 2 anni sa lavorare su uno schermo, è perché questo schermo qualcuno glielo dà. Allora, la questione si pone per i nuovi genitori, perché quando faccio gli incontri con i genitori della scuola dell'infanzia, e arriva sempre la domanda, a volte di un papà, no? Come faccio con mio figlio per il tablet? Dico, in che senso? Sta troppo sul tablet, gli ho detto, glielo tolga, ma poi piange. No? Allora, a noi può far sorridere questa cosa, ma guardate che la vedo sempre più frequente, l'ascolto sempre più frequentemente come domanda. Allora, i nuovi papà e le nuove mamme si trovano ad affrontare questioni che io non ho affrontato, ma non perché fossi più bravo, ma perché non ce l'avevo. Però anch'io li piazzavo davanti alla cassetta ogni tanto a guardare un cartone perché così potevo riposarmi. Quindi non sono così estraneo e non mi scandalizzo. Anzi, mi rendo conto che si trovano a fronteggiare delle questioni che i genitori, appena un pelino più agé, non hanno dovuto affrontare. Quindi da una parte mi verrebbe da dire, piange, piangerà, no? Dall'altra capisco che c'è proprio un lavoro da fare, perché poi questo lavoro implica anche come noi adulti usiamo questa tecnologia. Ora, se noi diamo un cellulare in mano a dei bambini così piccoli, o a dei, no, non necessariamente così piccoli, ma in età precoce, se diamo in mano uno strumento così è perché qualche aspettativa l'abbiamo. Uno, il rischio è di intrattenerli.
un gadget abbastanza venduto su Amazon per Natale, si chiama Aipu, ed è un vasino per fare la cacca con l'asta per metterci il tablet. Così intanto che faccio la cacca, guardo un cartone. No? L'idea è distrarre. Pensate che cosa incredibile invece, cioè un bambino che impara a fare la cacca deve essere concentratissimo. È concentratissimo a raccogliere, a riconoscere e a imparare tutti gli stimoli che gli arrivano, le percezioni che gli arrivano dal suo corpo, no? Senso di distensione, fastidio, rilasciamento, sollievo, questo muscolo che finora non ha mai controllato, che deve imparare ad aprire e chiudere. Cioè, pensate che razza di lavoro che è imparare, e io lo distraggo. No? D'altro canto poi cosa c'è? Quando viaggia gli diamo in mano da vedere qualcosa, quando siamo al ristorante, intanto che aspettiamo gli diamo in mano da vedere qualcosa. Per cui sistematicamente educato ad essere distratto rispetto alla realtà, certo che poi no, arriverà il momento in cui no, io genitore dirò caspita, no, non riesco a toglierlo, ce l'ha sempre in mano, ma no, qualcuno gliel'ha dato questo dispositivo. Quindi per ingenuità a volte lo diamo in questo modo, o perché pensiamo che diventerà più intelligente. Più intelligente, adesso non è il tema di stasera, ma potremmo farci un ciclo di incontri sull'avere il figlio più intelligente. Vi dicevo che Natale è sempre interessante perché il piccolo Matteo che ho ricevuto da poco, cosa ti ha regalato la mamma? Piccolo Einstein. Dico, bene. E la nonna? Piccolo Mozart. E ho detto, minchia, ma poveretto, una macchinina, non so, un Lego, ma pensate che razza d'aspettative. Cioè, il primo conticino che non riesce a fare lo mandiamo dal neuropsichiatra, cioè diagnosi, DSA, certificato, PAM, parte, no, ma poveretto, ma pensate che razza di aspettative. Certo che sua idea è che mio figlio deve diventare più, e allora c'è tutta l'idea che con questi rischia di diventarmi più, no? Ma anche tutta la revisione dell'idea di intelligenza digitale la stiamo rivedendo, perché in fin dei conti le scelte su un dispositivo sono sempre scelte binarie, sì, no, clicco, non clicco, non è che ho tante scelte. Nella vita le scelte raramente sono binarie, anzi mi viene da dire, pensate, rispetto a un problema della vita devo disegnare diversi scenari, fare diverse ipotesi, pensare a queste strade dove possono portarmi, decidere di prenderne una, verificare se il risultato è quello corretto, se non va bene correggermi, provare a imboccare un'altra, chiedere aiuto, consiglio, altro che scelta binaria, sì no, cioè raramente le scelte sono binarie, quindi anche l'idea glielo do perché diventa più intelligente o più, ma è un pochino da rivedere. Fatto sta che il rischio, no, oscillando su questi due estremi, è che io sono arrivato alla conclusione, forse un po' amara, che la generazione dei ragazzi d'oggi è la più controllata e la più abbandonata della storia dell'umanità. È la più controllata perché mai i ragazzi sono stati controllati come adesso. Tanto è vero che se un ragazzo o un bambino, facciamo un ragazzo, se ne rendesse conto ti direbbe, senti mamma, tientelo tu il cellulare, io non lo voglio. No? Ricordi personali di pomeriggi estivi in cui uscivo alle 2 e rientravo alle 7 in bici e a cena c'era un sommario racconto di cos'era successo nel pomeriggio, molto sommario, anche costruito abbastanza sulla base delle aspettative della mia mamma, no? Cioè, sapevo cosa voleva che io avessi fatto e quelle cose avevo fatto nel racconto, no? Pensate ad avere un buco temporale, non dico di 5 ore, ma di un'ora, cioè un'ora in cui noi siamo qua e non abbiamo idea di dove sono i nostri figli. Ma adesso è sera, ma potrebbe essere anche le 3 del pomeriggio, saremo lo stesso a disagio, no? Per cui controllo è dove sei, perché non mi hai chiamato? No? Mattia, senti, ma Paola è con te, me la passi un attimo, ti avevo detto di... Mamma mia, ma che fatica! Ero in una scuola molto lontana da qua, ero con la preside, una scuola quasi bella come quelle che sono qua, no, non così belle, ma... è arrivata una mamma che sembrava un Erinni, dicendo, dov'è mio figlio? Ero con la preside e le aveva detto, guarda in classe, no, trova il mio iPhone, lo localizza fuori. No?
A parte il fatto che lo seguiva come un GPS, no? No. E siccome lei sa, le sapeva che dove era l'iPhone c'era suo figlio, siccome era localizzato fuori dalla scuola, è venuta a controllare. Poi non ha tenuto conto che la scarsa rete della zona sulla geolocalizzazione non funzionava, ma era pazzesca questa cosa, no? Mi sono detto, caspita, ma che tipo di controllo? Controllare non è, non è però educare. Controllare non è educare. Poi sono abbandonati soli in rete. Sono soli. Ma sono necessariamente soli i ragazzi in rete, perché il controllo che io posso fare è sempre ex post, cioè controllo cosa è successo, ma al momento sono io in rete. Clicco o non clicco, invio o non invio, condivido o non condivido, scatto o non scatto, commento con a un'offesa fatta a un'amica oppure rispondo, ma che cosa stiamo facendo? Sono io il protagonista in rete. Posso avere 10 anni, 12, 14, 16, 18, ma sono io e sono io da solo. Il controllo, mi spiace dirvelo, non solo non basta, attenzione, non sto dicendo che non va fatto, però dico che non solo non basta, ma è anche un controllo abbastanza eludibile, perché il rischio che di un controllo molto serrato è che fa diventare più scaltri i ragazzi. E rispetto alla tecnologia a volte non è facile eludere il nostro controllo. Posso cancellare la cronologia, posso... Noi siamo ancora qua magari a discutere se... Ah, non gli do il permesso per andare su Facebook. Ora, non serve il permesso, perché l'account me lo apro io dichiarando una falsa data di nascita. E soprattutto io non voglio più andare su Facebook, ragazzo, perché su Facebook ci sono i tardoni come me, no? Cioè su Facebook siamo noi adulti che facciamo i pasticci, oltre a diffondere gli avvisi delle scuole che vanno bene per gli incontri bellissimi, imperdibili, no? I ragazzi sono su Instagram, per cui posso controllare Instagram, ma Instagram ha le stories, le storie, che durano 24 ore, quindi per avere certezza di vedere le storie devo controllare ogni 23 ore. Quindi se io parto alle 7 di sera, no, farò le 6, e poi dovrò svegliarmi di notte per controllare la story delle 24 ore prima. No? Sono su social che noi non conosciamo, perché forse qualcuno di noi ha sentito parlare di Musical.ly, però Musical.ly adesso si chiama TikTok, per cui ha cambiato nome. Magari non sapevamo neanche che esistesse Musical.ly, dove ci sono un tot di milioni di adolescenti italiani, quindi qualche figlio di qua c'è su Musical.ly, anzi non è più su Musical.ly, dicendo ah, non è più su, perché è su TikTok che ha cambiato nome. Noi non abbiamo idea. Discrush è un luogo anonimo, un social anonimo, ci sono tantissimi ragazzi. Discrush partiva bene, perché è un luogo anonimo, perché funzionava così. Ehi tu, biondina della terza D, che ti vedo arrivare la mattina con il cappellino bianco, sei proprio carina. La biondina lo leggeva, cercava di identificare, io magari mi scopro un po'. Discrush vuol dire questa cotta, era nato così, per dichiarazioni indirette. In realtà è un luogo anonimo, un luogo anonimo dove... Il rischio è che io, ragazza, chieda, secondo voi sono carina? È possibile, e purtroppo è possibile, anzi è frequente, che la risposta più carina che io possa avere è sei un acchiattone inchiavabile. Allora, questo è il tono di Discrush. Allora, la questione è, perché io ragazza mi espongo? No? Questa è una questione interessante, perché mi espongo a chiedere il parere di anonimi, no? E perché io poi devo risponderle in questo modo, no? E poi c'è ucciditi, il mondo sarebbe un posto migliore senza di te e staremmo tutti meglio se tu non ci fossi, no? Poi qualche fatto di cronaca estremo arrivava anche da questo, no? Attenzione, c'è sempre la questione della persona, non è mai il mezzo, però caspita, questa cosa qua, no, provoca, noi non sappiamo neanche che esistono questi luoghi, possiamo documentarci, sì, si chiuderanno questi, se ne aprono di nuovi, quindi il controllo quanto può tenere? No? Allora mi viene da dire che l'invito era uscire da una logica di controllo,
ossia il controllo non basta, e non dico che non serva, dico che il controllo non basta. Paradossalmente oggi abbiamo bisogno di lavorare in un modo diverso nell'educazione dei ragazzi, lavorare con l'offerta, che è una delle parole chiave che Silvia ha identificato. Se ai miei tempi poteva essere una punizione, oggi non esci, adesso dire oggi non esci, mi viene da dire basta che mi lasci col joystick sul divano, ma io ci sto anche un mese, cioè, intendo dire ma dov'è il problema? No, ma certo che non esco. No? Allora, quello che, di cui ci conviene assicurarci è che sia possibile e fattibile un'esperienza di reale. Un'esperienza di reale vuol dire un reale vissuto, un reale di rapporti, quindi amici, o anche nemici di carne. Perché quando vedo un 17enne che alla domanda, no perché non glielo chiedo, ma quando mi parla della sua fidanzata e le dico dove l'hai conosciuta, su Instagram, va bene, è un grande catalogo, nel senso scelgo, per cui per la carità. Anche per strada a volte si sceglie, no? Mi sembra carina, no? Poi l'hai conosciuta e dico, dove vi incontrate? Ah, chattiamo. E quando la baci, è vero che c'è un ritirarsi, allora così mi sorprende che un ragazzo possa pensare di avere una ragazza che non bacia e non abbraccia, con cui chatta e basta. O quando Mirko mi dice, il mio miglior amico è Tommaso, dico, dove abita Tommaso? A Cuneo. Dico, ah, caspita, ma tu abiti in Viale Palmanova? Dico, quando vi vedete? Ah, non ci siamo mai visti, no, giochiamo online. Ma l'hai mai visto? No. Allora, caspita, che Tommaso sia il mio migliore amico, e questo però è una preoccupazione, perché l'appellativo mio migliore amico lo vorrei riservare a qualcuno di significativo per me, qualcuno che mi conosce, che mi capisce, che magari a volte no, mi sfida, o magari con cui anche litigare, con cui poi far la pace. No? Allora, lavorare in offerta vuol dire non dare per scontato che il reale sia vissuto, anzi, no? Offrire questo reale. Offrire questo reale vuol dire offrire la possibilità di avere rapporti concreti, di coltivare delle passioni, di frequentare anche altri adulti, di no. Altro che no, hai preso un brutto voto, non vai più a calcio. Ma come non vai più a calcio? A parte il fatto che se i nostri figli ci chiedessero mamma, ma qual è il nesso tra il fatto che ho preso 4 in inglese e non mi mandi a calcio? No? Pensi che mi verrà voglia di studiare di più inglese perché non vado a calcio? No? Pensi che il fatto che io quando starò a casa davvero mi farò tutti i verbi fraseologici? No? Sarò lì furioso, arrabbiato, ma difficile che mi verrà voglia. No? Ma al di là del fatto che poi dal punto di vista educativo tiene anche poco, didattico. No? Ma la questione è altro che non vai in gita, non ti mando quell'oratorio, non ti mando di qua. No, ma caspita. Però perché noi possiamo offrire la realtà come adulti, dobbiamo avere... io direi due certezze. Dobbiamo essere certi che questo reale è positivo, dobbiamo essere certi che questo reale è interessante, che questo reale valga la pena di essere vissuto davvero. No? Il nostro rischio è che invece siamo spaventati dalla realtà, siamo adulti spaventati dal reale e genitori o educatori spaventati dalla libertà dei nostri figli. Perché i nostri figli sono liberi, ma sono liberi di fare quello che abbiamo deciso noi. Su questo sono liberissimi, cioè gli lasciamo la libertà più totale di diventare quella X che noi abbiamo deciso. No? Appena questa X, magari non, no? La direzione non è verso quella X, e caspita, questa libertà ci sta stretta. No? E allora l'idea di contenere, anche oggi ho sentito una mamma che mi dice... abbiamo dovuto contenerlo fin da bambino, io mi sono detto, oh povero, no, ma povero... Pensate a questa idea del contenere, no? No. Spaventati dalla libertà vuol dire che non ci fidiamo di loro. Che non ci fidiamo, Silvia aveva identificato desiderio, domanda, amicizia.
Per poterci fidare di loro, anche davanti alla rete, dobbiamo stimarli. Dobbiamo stimarli, quindi dobbiamo stimarli come giovani uomini e giovani donne, alle prese con la loro questione individuale. Perché i nostri figli, come noi, esattamente come noi, tutte le mattine si svegliano e non c'è nessuna gazzella da inseguire o che lo insegue. Tutte le mattine si svegliano e hanno la questione: come farò oggi a essere soddisfatto? No? Come farò oggi a essere felice? Come, no? A volte noi li riduciamo, no? Noi li riduciamo. La prima riduzione è: che cosa chiediamo veramente quando chiediamo loro come è andata oggi? Spesso è: che voto hai preso? No? Spesso è: no, come è andata oggi? E allora può darsi che lui ci dica: ho preso 8 in storia, con questo tono, e noi diciamo: bene, è andata bene oggi. In realtà è accaduto che all'intervallo il mio migliore amico mi ha umiliato davanti a tutti. E allora, caspita, ma che giornata è sta qua? No? Oppure ho preso 4 in storia, però Martina si è accorta che la cera che mi sono messo sui capelli l'avevo messa proprio per lei. E allora chi se ne del 4 in storia? Cioè, lo recuperiamo. Se non ci fosse il registro elettronico che te lo fa vedere subito. No, è giusto che ci sia, no, ce l'avete, vero? Non l'avete? No, beh, vabbè, io devo stare attento. No. Fate bene tutto quello che fate. Però guardate che registro elettronico è... Ma, no. Questo ragazzo sano mi ha detto: ma la mia mamma non ha niente da fare tutto il giorno che controllare, no? E allora io ho detto a questa mamma: ma signora, ma lei non ha nient'altro da fare tutto il giorno? E lei mi ha detto: mi arriva le notifiche. E quando arriva la notifica, suo figlio è stato interrogato, è irresistibile. Gli ho detto: disattivi le notifiche. No. Cioè, allora offrire reale vuole dire che dobbiamo permettere, e concludo questa prima parte, dobbiamo permettere di fare un'esperienza interessante della realtà che permetta loro di scoprirsi per quello che sono, di diventare un po' più solidi umanamente, tale per cui quando saranno in rete sempre da soli sapranno scegliere per il meglio. Perché la questione è come mi pongo davanti a questo dispositivo. A parte il fatto che se c'è, il mio slogan è: la sfida col virtuale si vince nel reale. Che cosa vuol dire? Che se c'è un reale interessante, affascinante, coinvolgente, di cui fare esperienza, questo è più potente del virtuale. E noi dobbiamo esserne sicuri di questo. Allora il virtuale si metterà al servizio di questo reale. E allora sarà bellissimo adesso, se mi viene in mente domani che facciamo una sfida tra i ragazzi della prima A e della prima B, in 20 secondi con WhatsApp riusciamo a organizzarla. Per cui diventa al servizio della nostra amicizia. Certo che però di questo reale interessante e soddisfacente devo farne esperienza. E forse se questa esperienza non mi viene proprio da solo perché sono tentato da altre cose, toccherà a noi adulti innanzitutto vivere noi bene, intensamente il nostro reale. E varrà la pena che lo proponiamo continuamente in modo che una volta che sia un'esperienza personale, il virtuale si metterà al suo servizio. Io mi fermerei qua per ora. Non ho toccato, vedo già il tuo disappunto, che non ho toccato quello che mi avevi detto di dire, ma lo facciamo adesso, dai. Veramente abbiamo solo bevuto vino e amaro e grappa. Hai ragione, cioè, hai ragione. Quindi... mi dissocio. No, in realtà tutto quello che hai detto penso che solleciti molte domande. Innanzitutto a me colpisce questo fil rouge che trovo nel tuo discorso legato alla fiducia e alla stima che forse noi un po' dobbiamo ai nostri figli, perché dalla loro domanda di esporsi, cioè dal loro desiderio proprio di essere presenti nei social, per cui tu dici: chiediamoci perché che loro si chiedano perché mi espongo. Questo è il punto, secondo me, di partenza, no? di tutto il tuo ragionamento, fino ad arrivare
alla risposta che noi dobbiamo ai nostri figli, cioè di stima e di fiducia, in modo che loro possano veramente scoprirsi per quello che sono, come tu dici. E sicuramente, parlando proprio col rettore un paio di settimane fa, ci dicevamo, certo che ci sono delle parole che nella realtà ci vengono suggerite, che sono la parola preferenza e la parola invece like, che è così preponderante nei social, che paiono dire la stessa cosa ma sono profondamente differenti. Cioè, tra preferenza e like, qual è la differenza? Tra amico vero e amico di Facebook, cioè contatto di Facebook, qual è la differenza? È come se i nostri figli, ma noi stessi, vedessimo una coincidenza, no, nei termini. A me colpiva molto, l'altro giorno Rai 5 ha ritrasmesso Her, quel bellissimo film che peraltro citi nel libro, in cui a un certo punto il protagonista, che instaura una sorta di relazione amorosa col proprio computer, ed è veramente, trae soddisfazione massima da questo rapporto, a un certo punto si rende conto che questo computer in realtà intreccia relazioni con altre 8.360 persone contemporaneamente e dichiara di amarne contemporaneamente 641. Ecco, a quel punto si scardina l'esclusività che il protagonista pensava di ricevere nel rapporto amoroso, no, col computer. Perciò nel momento in cui questa esclusività viene meno l'idea di preferenza su di sé, che penso che sia nelle relazioni umane quello che poi permette la conoscenza, perché una conoscenza senza affettività è come se fosse scollegata dalla realtà, no? Lo stesso Guardini dice che per conoscere è necessario un legame affettivo con l'oggetto, per conoscere veramente. Ecco, la mia impressione è proprio che manchi ai nostri figli la sensazione di essere preferiti, perché proprio pochi giorni fa il Papa a Panama, visto che hai citato Papa Francesco, ribadiva la connessione, l'importanza di disconnettersi in qualche modo per vivere il reale, no? Parlando ai giovani diceva proprio, mi sono stampata la citazione, non basta stare tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti e amati. Sentirsi considerato e invitato a qualcosa è più grande che stare nella rete. Significa trovare spazi in cui con le vostre mani, con il vostro cuore, con la vostra testa potete sentirvi parte di una comunità più grande che ha bisogno di voi e di cui anche voi avete bisogno. È come se mancasse nel mettersi costantemente dentro i social questa consapevolezza che qualcuno ha bisogno di noi, perché nel momento in cui tu ti esponi, tuo figlio si espone su Discrash e la risposta è, non la dico perché sono una raffinatissima signora, perciò insomma l'hai già detta tu, è quella lì, certo lì la preferenza viene meno. Certo, ma la questione da questo che poni è interessante, però è una bella occasione, perché rispetto a quello che fanno i ragazzi possiamo o scandalizzarci e allora chiudiamo, o porci delle domande prima noi e poi a loro, perché ogni comportamento che noi riteniamo non adeguato o persino cattivo è sostenuto da qualche cosa. Allora è interessante sapere che cosa sostiene questo comportamento, che cosa mi porta a espormi, no? Allora, piuttosto che subito condannare una giovane ragazza che chiede ma secondo voi sono carina, allora raccogliamo la sua questione è: desidera piacere. Desidera piacere. Allora, o questa questione noi la censuriamo o se no la raccogliamo.
No, pensate a che razza di lavoro si può aprire sul che cosa vuol dire piacere. Cosa vuol dire per una ragazza piacere a un ragazzo? Cosa vuol dire per una donna piacere a un uomo? Quando si parla con loro, allora capire, intercettare la domanda che muove un comportamento, anche se magari questo comportamento riteniamo non vada bene, è sempre mosso da una domanda. Intercettare questa domanda ci permette anche di porla, ma porla non con lo scandalo del stai sbagliando e basta, con la possibilità di lavorare insieme su questo. Perché quando noi lavoriamo con i ragazzi e gli diciamo questa questione del like, no? O il pollice o soprattutto il cuoricino su Instagram, ma che cosa te ne fai? No? Che cosa te ne fai? Come mai se metti una foto e hai solo 20 cuoricini sei uno sfigato e se ne hai 100 sei un super figo? No, ma come mai? Cos'è accaduto? Che cosa pensi? Cosa vuol dire piacere a qualcuno? Come mai ti interessa piacere? Guardate che si aprono delle questioni interessantissime, no? Piacere a tutti indiscriminatamente, anche a chi non conosco, piuttosto che piacere ai miei amici, no? Allora, la preferenza vuol dire anche che non tutti i pareri sono uguali. Ci saranno quelle persone che se mi dicono vai bene, non vai bene, avrà un peso per me. Ci sono delle persone che potranno anche dirlo, no? Non mi conoscono neanche, che cosa possono guardare di me? Allora, dalla tua questione raccolgo l'idea che è utile per noi capire che cosa mantiene un comportamento, che cosa mi porta a fare magari una sciocchezza. Andiamo su un altro fronte, i ragazzi che si fumano le canne, diffusissimo. Purtroppo trovano anche in rete la pubblicità che dice, no, pubblicità parascientifico che dice non fa niente. Va bene, trovano anche questo, si attaccano a questo. Però guardate che il 100% dei ragazzi con cui ho parlato, che mi hanno detto che fumano canne e che poi con sincerità abbiamo lavorato insieme sulla ragione, il 100% di loro mi dice almeno per un po' non penso. Almeno per un po' non penso. Proprio oggi pomeriggio c'era questo quindicenne che faceva quasi tenerezza perché mi dice ma perché capisci, ci mettiamo sulla panchina, fumiamo un po', il mondo svanisce un attimo, io appoggio la testa sulla spalla del mio amico, ci sentiamo bene insieme e per un po' non pensiamo a nulla. Allora, condanniamo il fumo? Sì. No? Prenderemo provvedimenti? Sì. Ma se noi non intercettiamo la questione, allora vuol dire che abbiamo un ragazzo a cui pensare è diventato faticoso, a cui pensare è diventato oneroso, che ha una fetta di realtà che non vuole considerare. Allora, caspita, se è interessante raccogliere la ragione che sostiene questo comportamento. Se un ragazzo che si isola e passa le giornate attaccato qua, dobbiamo un po' capire, perché a volte la finezza di questo ragazzo, i ragazzi sono finissimi, la finezza di questo ragazzo, lui mi ha detto, il mio papà pensa che io non studio perché gioco alla PlayStation e lui non ha capito che io gioco alla PlayStation perché non studio. Allora ho detto, dai, fammi capire bene. E lui mi ha detto, io non riesco a studiare, io mi ci metto, inizio a leggere, dopo tre righe mi sembra di non capire e poi ci riprovo e poi non riesco e mi scoraggio e mollo e qualcosa dovrò fare il pomeriggio, mi dice, no? E cosa faccio se non studio, gioco? Allora capite che la finezza, che lui mi ha ribaltato la prospettiva, non è che non studio perché gioco perché non studio. Allora certo che ti posso togliere la PlayStation, certo che poi posso, no? Tutti questi interventi, ma è interessante capire, no? Ma perché? Oppure perché ti chiudi in casa e non stai più con gli altri? No? È diventato difficile stare con gli altri? E allora, no? Capendo come mai è diventato difficile, potrò dare un aiuto. A volte noi facciamo un intervento maquillage, io dico, no? Come una che è un po' anemica, si mette un po' di fondotinta e sembra che, no? Che abbia 15 di emoglobina, ma resta anemica, no? Resta completamente anemica. Allora,
Lo dico perché a volte nelle consultazioni ci sono situazioni difficili, poi dico ai genitori, voi cosa avete fatto? Gli abbiamo tolto la PlayStation. E dico, caspita, un intervento educativo di quelli potenti. Ma certo che magari andava tolta, ma non può essere solo quello. No, allora, vuol dire però conoscerli, vuol dire ascoltarli, vuol dire provare a parlarci. Se non ce la facciamo noi, chiedere, no? A volte un professore, un'amica, l'educatore, il catechista, un altro adulto che diventi alleato. Insomma, per stimarli dobbiamo conoscerli, sapere che c'è sempre un desiderio, una domanda, anche dietro i comportamenti più sbagliati, anche quelli in rete. Intercettando questa, forse potremmo correggere in modo efficace, no? Smetterà di farlo quando non avrà più bisogno, non solo quando glielo portiamo via. Beh, io direi...